Ricordi quando hai dovuto pedalare su per le colline, sia verso la tua destinazione che sulla via di ritorno a casa? Ebbene, la vita è diventata molto più facile da quei giorni. Ora ci sono molte opzioni per bici e moto elettriche. Mi chiamo Sam e sono della Intertech e oggi ti presento 12 nuovi motorini e biciclette che ti faranno rivalutare il modo in cui hai viaggiato. Prima di continuare, vorrei ringraziarti a te che stai guardando il video ed informarti che in descrizione troverai i link. La General Motors ha deciso di entrare nel gioco della bicicletta con due modelli a partire dal secondo trimestre del 2019, in Germania, Belgio e Paesi Bassi. Le persone possono acquistare queste due che vanno sotto il marchio Arif. Una è compatta e viene chiamata la Fusion, e l'altra è una bicicletta pieghevole. Entrambe le biciclette possono viaggiare a velocità fino a 15 miglia all'ora per 40 miglia con una carica di 3 ore e mezza. Questi sono dotati di un blocco di quad che tiene lo smartphone alla moto in modo da poter utilizzare l'app che dà per iscritto tutti i tipi di informazioni. Il Mando Footloose IM è una bici elettrica con un'interfaccia uomo-macchina che fornisce protezione dai furti e tiene traccia della distanza percorsa, della velocità, dello stato della batteria e dell'alimentazione generata da tutti i cavi. La batteria del motore da 250 W e l'alternatore sono tutti integrati nel telaio. Le batterie rimuovibili possono essere disattivate in meno di un minuto. Non vi è alcun collegamento meccanico tra la ruota posteriore e i pedali, il che significa che non è necessaria alcuna catena, perché sono collegati da un alternatore con tutti i fili e componenti critici nascosti all'interno della cornice. Questa bicicletta può piegarsi per riporla. Nova Spike è un motorino completamente elettrico con pneumatici sottili in un telaio super leggero da 85 libbre. Con uno stile moderno può integrare uno smartphone per uno strumento di visualizzazione e controllo come una chiave digitale. La batteria integrata può caricare fino all'80% in meno di un'ora e ottiene un'autonomia di 60 miglia. Questo motorino ha un tempo di percorrenza di poco più di 3 ore in un ambiente di guida nella città. Sfortunatamente, a causa di un prezzo esorbitante, questo potrebbe non riuscire mai a rendere nel mercato. Più snello nel design, più intelligente e più forte sul mercato, secondo i produttori, lo Stream Bike è una bici pieghevole e include GPS. Viene fornito con componenti di alta qualità e un computer intelligente. Il motore rinforzato da 750 W arriva fino a 20 miglia all'ora e ottiene più potenza con meno pedalata a seconda di quale dei 5 modelli scelti. È possibile ottenere fino a 31 miglia sulla carica della batteria. Il flusso è ora in fase di produzione su Indiegogo e si prevede che spedirà nel giugno 2019. Queste due bici, lo Stealth P7 e il B52, sono fatti di cromo. Tutte le leghe sono leggere, resistenti e agili. Entrambe le bici richiedono un tempo di ricarica di circa 3 ore. Il P7 ottiene una velocità massima di 20 miglia all'ora e una gamma di 100 miglia con l'assistenza dei pedali. Il B52 raggiunge la velocità massima di 50 miglia all'ora e un'autonomia di 60 miglia. La nostra scelta per un valore ottimale per tutte le bici che vi stiamo mostrando è la bicicletta pieghevole elettrica K-Manner, che è possibile acquistare su Amazon ad un buon prezzo. Abbiamo il link per te nella descrizione. Ha 21 marce e ti dà una migliore potenza in salita. La bici dotata di freni a disco meccanici per l'arresto di tutte le condizioni atmosferiche. Questo modello Stromer è l'unica costruita in modalità sport. Un motore da 650 W di nuova concezione a 48 N di coppia. La batteria da 48 V ha disposto da 37 a 112 miglia rispetto a una velocità massima di 28 miglia all'ora. È possibile bloccare e sbloccare la batteria con un semplice tocco ed è possibile integrare lo smartphone sul display delle biciclette con la funzione Bluetooth del telefono.
Le caratteristiche di Tazer Pro è l'innovativo set di ruote che ha sfalsato con una ruota anteriore da 29 pollici e una ruota posteriore da 27 pollici e mezzo. La sospensione è accoppiato con Shimano e offre una maneggevolezza senza pari a una potenza reattiva per affrontare i terreni più difficili. Fornisce i freni Shimano e i rotori che conferiscono alla bici il potere di arresto. I passanti della catena danno un passo lungo, sebbene questo non è disponibile nel vasto assortimento di bici, ma è un'opzione extra. Affermando di essere il più intelligente e il più leggero elettrico del mondo, il nuovo Nurdunk è una moto bici di lusso che ti consente di far suonare fino a 100 ore di musica. Il pacco batteria rimovibile da 36 V e 250 W fornisce anche alimentazione ad un boombox. La bici aggiornata ora viene fornita con un motore a chiave largo 250 inserito nella ruota posteriore e a 4 livelli di assistenza alla guida fino a 15 miglia per ora. Nurdunk ha perfezionato il modello dopo 2 anni di lavoro e sta finalmente lanciando una campagna di crowdfunding. Sebbene ci siano poche specifiche disponibili sul Fluid One S, avranno 2 varianti. Ci sarà una bici da 250 e 500 W disponibili e sono in grado di percorrere 125 miglia tra una ricarica e l'altra. La Fluid dovrebbe avere una rivelazione completa a fine aprile di quest'anno. Cake è una mountain bike elettrica da strada leggera sviluppata per l'uso fuori strada, avendo solo 3 diverse modalità di guida che ti consentono di concentrarti sull'outback, mentre la bici offre un'esperienza di guida confortevole. La geometria, dimensionamento e ingegnerizzazione di cerchi, mozzi, assali, pozzetto e sospensioni e personalizzazione. Il gruppo propulsore ha contribuito allo sviluppo di un telaio completamente nuovo. Questa leggera motocicletta da fuoristrada ha una batteria da 51,8 V che arriva a 46 miglia all'ora e un'autonomia di 50 miglia. Il Typhoon Pro ha migliorato notevolmente le prestazioni che il modello base non ha. È un incredibile scalatore fuoristrada. Il Typhoon Pro è disponibile in un modello aggiornato a 6.000 o 7.000 watt. Queste erano le 12 fantastiche biciclette elettriche e ti ricordo che in descrizione troverai i siti web. Bene, per oggi è tutto. Grazie di aver guardato il video. Se ti è piaciuto, lascia un commento. Condividilo magari con i tuoi amici se lo hai trovato interessante. Ricorda di schiacciare sul campanellino in modo che sei sempre aggiornato alle nuove uscite. E a presto con un altro fantastico video.